Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera mh, presentiamo un'iniziativa che si allinea con il ciclo di conferenze dedicate alla mostra sul Rinascimento bolognese, ma è un appuntamento un po' diverso. Presentiamo un volume, un volume che raccoglie una serie di studi eh, di grande eh, rilevanza e poi capiremo eh, anche perché. Eh, si tratta di una pubblicazione dedicata in senso diciamo, molto ampio alla ricezione di Raffaello. Anzi, come scrivono i curatori di questa pubblicazione, che sono qui stasera eh, con noi, Daniele Benati, Sonia Cavicchioli, Sandra Costa, Marzia Faietti, e, mh, del fenomeno Raffaello. Perché Raffaello è una di quelle personalità che ha avuto un influsso che è andato ben oltre la storia dell'arte o la stessa storia della critica. E questo tema in questo volume viene affrontato dalla, eh, dal momento, dal periodo in cui Raffaello era vivente, fino ai nostri giorni. Tant'è che... L'immagine di copertina eh, di questo volume è, è stata realizzata da un artista, da Omar Gagliani, ed è un'opera un del 1977, se, se non erro con, con la data. E, dicevo eh, quindi che indaga tanto eh, la fortuna dell'artista quanto eh, la percezione che si è avuta eh, della sua opera e, e della sua straordinaria personalità nel corso, nel corso dei secoli. E, come dimostra eh, l'esposizione che abbiamo presentato eh, in ottobre, quella dedicata appunto a Giulio II e, e Raffaello e al Rinascimento bolognese, L'influsso eh, di Raffaello è stato determinante anche per la scuola bolognese. E questo tanto eh, per i pittori del suo tempo eh, o per quelli del Cinquecento dopo la sua morte, quanto per i pittori e per gli artisti e, e per gli uomini di cultura venuti nei secoli successivi. Di questo abbiamo avuto una dimostrazione lampante in questo museo, quando per ragioni meramente organizzative, ovvero perché stavamo mettendo a posto eh, le sale che ospitano l'estasi di Santa Cecilia, che è il dipinto di Raffaello che noi ospitiamo in questo museo. Abbiamo presentato eh, quest'opera nella sala dedicata a Guido Reni. Vedere quest'opera assieme alle opere di Reni è stato proprio l'esempio, la dimostrazione lampante e tangibile di quanto eh, questa grande personalità artistica abbia lasciato un segno veramente molto profondo e importante eh, sull'arte bolognese. Naturalmente come appunto impareremo durante, questa, uh, questa durante la presentazione di questo volume, questo si può dire per tantissimi musei, per tantissime scuole pittoriche. È proprio questo anche il, il senso di questa pubblicazione, cioè far vedere la pervasività e l'estensione dell'influsso di questo grandissimo uh, personaggio. E mh, si tratta di un volume che, raccogl che raccoglie una serie di eh, contributi eh, che sono stati discussi nel corso di un convegno, frutto di un partenariato scientifico tra il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna e il Kunsthistorisches Institut di eh, Firenze, tenutosi nel 2020 in occasione delle celebrazioni per l'importante anniversario legato ai 500 anni della morte eh, dell'artista. È stato una, uh, questo convegno, eh, un appuntamento che ha fatto parte proprio del programma di queste celebrazioni e che è stato finanziato con dei fondi. Ehm, legati a un altro importante anniversario, ovvero i 50 anni del glorioso, possiamo dirlo, Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. Eh, anche per questo eh, è assolutamente significativo per noi oggi presentare questo volume in questa sede perché come abbiamo raccontato più volte eh, la Pinacoteca sta lavorando eh, sempre di più in stretta collaborazione con, con l'Università, in particolare con il Dipartimento delle Arti. Quindi si lega ancora di più questo, questo rapporto che sta dando frutti eh, importanti per il Museo. E assieme ai curatori della pubblicazione, che sono del resto anche eh, autori di saggi eh, all'interno di questo volume, oggi è qui con noi la professoressa Maria Giulia eh, Aurigemma, che ha gentilmente accolto l'invito dei curatori del volume e, e del museo, appunto, a presentare questo volume nel, in tutte le sue interessanti eh, sfaccettature e lascerò poi a lei il dialogo con, con gli autori e anche con il pubblico se avrete eh, domande riguardo, riguardo al volume. Prima di passare la parola alla professoressa eh, Aurigemma, ehm, molto sinteticamente, perché eh, il, il curriculum è molto importante, vi, eh, vi do qualche eh, cenno sugli interessi di studio e sugli... E incarichi sulla la ricerca condotta dalla professoressa. è Ordinario di Storia dell'arte moderna mh, dal 2008 eh, all'Università di Chieti, presidente del corso di laurea magistrale in beni archeologici e storico-artistici precedentemente dal 2016 al 2019. È componente del Collegio di Dottorato di Ricerca Nazionale di Storia dell'Arte e della Sapienza all'Università di Roma dal 2000 e, e ancora. È membro di importanti associazioni di ricerca internazionale di, di storia dell'arte, naturalmente. E ha fatto parte e fa parte del comitato scientifico di riviste e collane come anche eh, di eh, comitati scientifici, di mostre eh, internazionali e di convegni. Ha presentato, come potete immaginare, eh, numerosissime pubblicazioni eh, in sedi prestigiosi ed è stata anche relatrice in, in numerosi eh, convegni. Per questa attività di ricerca, per la, per la didattica e anche per attività di divulgazione, ha conseguito numerosi premi e onorificenze. I suoi, diciamo, il suo campo di studi va dal Medioevo al Settecento. Al si è occupata sia di architettura che di pittura che di scultura come anche di storia della, del collezionismo. Quindi interessi molto, molto ampi. E in particolare per quanto riguarda il Medioevo, ad esempio della Cappella Palatina di, di Palermo, per quanto riguarda il Quattrocento dell'architettura civile e eh, religiosa a Roma, come anche di pittori come Beato Angelico, Antonello da Messina. E, mh, analogamente, per quanto riguarda il Cinquecento ha studiato sia la pittura che l'architettura, occupandosi di Vasari, di Federico Zuccari e di altri artisti. Ehm, per quanto riguarda l'architettura in particolare si è occupata di rinascimento romano ma anche qui non solo e ehm, per il 600 ha curato un importante catalogo monografico dedicato a eh, Carlo Saraceni questo appunto è solo una piccola parte delle sue numerosissime eh, attività di, di, di studio e di appunto di didattiche e di divulgazione. Ora lascio la parola a lei e nel darle la parola la ringrazio ancora molto per questa sua presenza oggi in Pinacoteca. Grazie. Grazie, sono io che ringrazio. <ride> ringrazio io dell'occasione, della presentazione e naturalmente i colleghi che mi hanno... Dato la, loro, la loro fiducia, e come è stato già detto, appunto, il volume che come vedete eh, fa parte della collana d'art del Dipartimento delle Arti. Eh, devo dire che ho molto apprezzato questo eh, titolo, questa eh, definizione del Dipartimento. Lo cito: delle discipline artistiche intese nella loro accezione più ampia, dalle arti visive al teatro, alla danza, dalla musica al cinema, ai nuovi media. Il tutto sintetizzato in arte. Perfetto. Il DARA, questa sezione, la sezione arti visive con un comitato scientifico internazionale sotto la guida e la responsabilità di, di Daniele Benati. Come è stato detto, in questo caso l'occasione di questo volume è nata per il cinquantenario del DAMS. Mi è piaciuto molto anche nel leggere come dire, i titoli di testa per così dire della collana della, eh, la frase ehm, che diciamo l'intenzione è eh, di, di, di produrre eh, con, eh, la, cioè, la collana con la sua attività di ricerca che coniuga la tradizione storico erudita con i più nuovi percorsi applicativi. Allora, la parola erudita mi ha come dire aperto il cuore per cui se io sarò erudita in questa presentazione sarò all'altezza per così dire del eh, taglio dato alla, alla collana e, e quindi questo mi come dire è un escusazio che eh, faccio sin da adesso quindi se scivolo nello storico erudito voi mi perdonerete Appunto, come è stato già detto nell'introduzione, si rimarca il ruolo di Raffaello, per cui non bastano ormai più le, le parole, come uomo illustre, artista universale, eh, magister, regista. Questa idea di regista che tutta nel eh, Novecento non esisteva prima il regista, ed è un'applicazione, come dire, a ritroso, è una tipica proiezione eh, del presente, ma che richiama anche la dimensione spettacolo. Della, eh, diciamo della collana e della, eh, della concezione e ehm, naturalmente una figura che eh, sempre come scritto in premessa condiziona il Cinquecento e dal Seicento in poi diventa un vero e proprio fenomeno che arriva fino al contemporaneo, si vede appunto la eh, copertina di, di Omar Galliani ehm, intitolata A contatto a contatto, evidentemente, proprio anche il contatto che l'occhio della, della Vergine della eh, rielaborazione della Madonna della Seggiola, che poi la protagonista del primo saggio, vuole, vuole evocare. E ehm, per chi percorre l'Indice, che adesso vi mostro 15 saggi, ehm, ospa, oppure sfoglia le pagine, balza proprio agli occhi il senso di questo libro. Sì, sono gli atti di un convegno, ma sono, come dire, si muovono con grande apertura, con grande vari varietà, potremmo proprio dire, nel senso di una delle qualità dell'antico che è poi passata a Raffaello. Il grandissimo vantaggio è di essere stata pubblicata quasi a caldo, ehm, perché si era tenuto questo, questo convegno nel giugno del 21, lo dico perché di convegni su Raffaello ne abbiamo avuti moltissimi, ma non, esiti, gli esiti ancora non sono apparsi, a parte questo. Naturalmente i tagli critici degli altri convegni erano molto diversi, eh, speriamo che vedano presto la luce, non è una gara a chi arriva prima, ma è uno stare al passo con l'avanzamento molto veloce della ricerca, velocissimo, cioè basti pensare a tutti i cambiamenti di fronte che ci sono stati di recente a proposito per esempio della lettera Baldassare Castiglione, a lettera Leone X, Castiglione Raffaello, nell'arco di due anni è cambiato moltissimo anche solo su questo argomento. Um, quindi la, la ricerca va molto veloce e diciamo che questo testo st è stato al passo. Se leggete l'indice e vi rendete conto che è stato dato un ordine a ondate cronologiche successive. Io mi sono presa um, un po' la libertà qua e là di uh, modificare, uh, di raggruppare diversamente o segnalare una uh, tematica che ho colto, o quindi un pochino a volte anticipare, a volte dare dei titoli a gruppi di queste, di queste conferenze e voglio sottolineare che eh, si parla del mito naturalmente di Raffaello ma anche della percezione e, e cioè quello che in filosofia è una presa di coscienza cognitiva eh, con un'interpretazione non di ricezione cioè non tale motivo che è ripreso da dove quando ma qualcosa di molto più avanzato, molto più, ehm, appunto, che richiede anche una maggiore sottigliezza. Um, il, quando nasce il mito di Raffaello, io ho una mia idea, eh, nasce il 16 agosto dell'11. Eh, questa è una mia eh, interpretazione. Eh, il 16 agosto dell'11 l'ambasciatore di Isabella d'Este, il Grossino, eh, che leggete qui, eh, scrive: Parla della Conte. Dice: Il Papa ha fatto levare la Conti parla della Conte, spiega un po' eh, che cosa eh, si è fatto in Belvedere e poi scrive questa frase clamorosa: Sua Santità ha fatto a scoprir la volta di La Cappella Granda in Palazzo, cioè la Sistina che ha dipinta Raffaella d'Orbino, uh, che da sei persone è laudata per una bella cossa. Quasi tutte sono figure e storie del Testamento Veggio. Cioè, a questo punto la fascinazione di Raffaello batte tutto. Cioè, la, la volta della Cappella Sistina è di Raffaello, secondo il Grossino. Uh, quindi è nato il mito, cioè, che ha già in certo modo, come dire, fagocitato Michelangelo. Ecco, questa secondo me è la data di inizio. Um, la più grande gaffa credo della storia della diplomazia almeno tra, tra Roma e Mantova um, e, e anche perché da Mantova ma anche da Ferrara si cercavano spasmodicamente le opere di, eh, di Raffaello non di Michelangelo di Raffaello e il povero Grossino non è stato licenziato ma è stato costretto a bussare alla porta di Raffaello chiedendo a parte, da parte di, eh, di Isabella il ritratto di Federico Gonzaga che forse non è arrivato mai, almeno non ne abbiamo notizia e, ehm, e sotto vedete l'ultima frase in fondo verso la fine si parla ehm, della ehm, eh, camera che fa De Pinzer in palazzo eh, dove ancora sua santità dal natural con la barba voi che avete seguito conoscete la mostra e avete seguito anche le, la conferenza eh, di Elena Rossoni sapete tutto della barba di, di, di Giulio II. Quindi è tanto preciso sull'argomento Barba quanto eh, appunto fuori misura per così dire per ciò che riguarda la Sistina. Però io sono insomma, di quest idea. questa idea. Eh, nel, siamo nell'estate dell'11, sarà stato un colpo di sole, ma eh, così, così inizia il, il, il fascino di, eh, di Raffaello. Um, allora, ho diviso un pochino gli argomenti in questo modo. Uh, questo è il saggio introduttivo, ma io l'ho ribattezzato: una, tre, eh, saggi, tre saggi che, non, che sono più o meno in sequenza, Raffaello e la storia da Giulio II a Napoleone. Allora, eh, qui vedete, nella, appunto, la, la Madonna della Seggiola, eh, il saggio eh, di, di, di Mazia Faiette, che appunto intende la percezione come grande sottigliezza, attenzione eh, e. Eh, Parte naturalmente dalle numerose leggende che riguardano questo quadro, perché questo quadro improvvisamente eh, appare dal nulla nel 1589 nella Tribuna degli Uffizi, quindi proprio un luogo. Come dire, un concentrato eh, delle arti, della scelta, del gusto di Ferdinando eh, De Medici e, ehm, e per l'appunto eh, da, da questo momento eh, diventa appunto come noi diremo adesso una sorta, un quadro ehm, iconico e però eh, visto e rivisto eh, Mazia Faietti lo guarda con uno sguardo nuovo con occhi nuovi come cerchiamo sempre di fare noi come speriamo sempre che facciano i nostri allievi che essendo nuovi dovrebbero vedere con sguardo nuovo e appunto scrive Faietti e mh, si è appunto posto il problema di capire quali i meditati equilibri tra aspetti formali e Contenutistici. Con la sua diciamo, lunga frequentazione, Di Raffaello, rispetto alle dati tradizionali 12-14, si è attestata sul 13: e questa cosa non è, come dire, non è un pendolo, ma è una cosa assolutamente scelta, con fondata e ragione. E peraltro appunto sempre dopo lo scoprimento della volta della Sistina di cui sopra, ma soprattutto dopo l'arrivo di Sebastiano Luciani, non ancora dal piombo, portato da Agostino Chigi e poi il 13 è un anno di svolta perché si passa dal papato di Giulio II al papato di Leone X. E' ehm, è un quadro che ha una composizione estremamente tanto semplice quanto complessa, eh, sfruttando appunto anche l'elemento del tondo con questa ehm, scomparsa totale dello sfondo, addirittura anche i, bambini, i piedi del bambino sembrano muoversi quasi in uno spazio così indefinito. E eh, la Fayetti eh, si rifà anche a tutta una serie di modelli. Ehm, fiorentini, eh, in, in particolare i vari tondi eh, scolpiti, eh, per esempio, appunto, torniamo sempre sull'argomento eh, Michelangelo, eh, ad esempio il tondo Taddei, perché Raffaello era stato a lungo ospite di Taddei, era entrato qua nel circolo culturale, era stato uno dei momenti di slancio anche letterario di, di, di Raffaello e anche un riferimento uh, a, a botticelli um, Ricordo anche che sul problema sulla relazione um, Raffaello con la scultura, um, soprattutto diciamo quattrocentesca di Fiorentina, ha scritto un bellissimo saggio Alessandro Nova nel catalogo della mostra del 20 alle Scuderie. E Alessandro Nova, oltre a essere adesso direttore emerito del kunst è stato uno dei chair del, del convegno. Quindi um, mi fa piacere anche ricordarlo. Um, L'altro elemento che interessa Mazzia Faglietti è la forma specchio no? del, del quadro, per così dire. È un argomento che lei a lungo ha studiato e quindi si è occupata, per esempio, del, sempre riferendosi al quadro ecco, della Madonna della seggiola, come speculum spirituale della salvezza. E c'è questo senso appunto anche di protezione, di salvezza che è costituito appunto dalla... Dalla Vergine e poi l'elemento della seggiola che dà profondità e che però eh, serve anche per dare un collegamento con lo spettatore. Naturalmente, i, eh, i riferimenti che vengono saltano basano subito dagli occhi: sono il Giulio II, che avete qui in presenza, e, e il ritratto di, eh, di Leone X e um, questa sedia di cui addirittura um, appunto si era detto che um, la sedia della Madonna della Vergine che potesse essere una, una sorta di um, seggiola camerale da, da funzionario papale. Ma torno ancora, ecco, Faietti si accorge che c'è questo globo no, che... Che è al culmine della seggiola, che potrebbe ricordare naturalmente le, uno degli elementi le palle, mi dice, quindi potrebbe essere un simbolo araldico. E um, a questo punto um, il um, riferimento più forte che uh, emerge è la sciarpa, questa sciarpa orientale che avvolge la figura della Vergine, e per Faglietti. Um, il tema di questa sciarpa si rifà a uh, un passo di Isaia e qui vedete l'Isaia dipinto da, uh, sempre da Raffaello in Sant'Agostino uh, sulla tomba di, di, di un celebre umanista, Goriz, um, e quindi uh, questo uh, portare l'interesse su Isaia non è uh, così astratto ma è legato appunto a... Questa figura eh, così potente e eh, che ma, ma appunto già non solo riflette naturalmente la, la comprensione, la, appunto la percezione, potremmo dire, di Michelangelo, ma anche già di Sebastiano. E eh, le frasi che sono sul. Eh, sul rotolo di, 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 eh, di Isaia di, eh, sono, fanno riferimento ehm, scrivo, dicono aprite le porte entri il popolo giusto che mantiene la fedeltà il suo animo è saldo tu assicurerai la pace eh, quest, anche questo elemento è stato messo in collegamento con la pacificazione che sarebbe arrivata attraverso il nuovo pontefice Leone X e eh, nel invece eh, riferimento alla, eh, alla Madonna della Seggiola c'è un brano di Isaia che è individuato specificamente con molta attenzione anche, insomma, di, 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 alle fonti eh, bibliche eh, che leggete qui eh, in cui si fa, eh, si scri, è scritto chiaramente io cingerò della tua sciarpa e metterò il potere nelle sue mani che potrebbe essere un riferimento appunto sarà, potrebbe, eh, quasi certamente un riferimento al nuovo, al nuovo Papa, sarà un papa per gli abitanti di Gerusalemme, ehm, e quindi è tutta una evocazione che mh, ri, può rinviare alla figura di eh, Leone X. E ehm, quindi il collegamento con i Medici, in quanto anche poi eh, ufficialmente primi eh, proprietari dell'opera alla fine del Cinquecento, eh, trova anche una sua spiegazione, benché appunto dell'opera non si sappia. Eh, niente prima, però giustamente Raffaietti nota che tra committente e destinatario non c'è sempre una sovrapposizione. Cioè la, la Madonna della Seggiola può aver avuto come dire, un riferimento a Leone, ma non necessariamente una committenza da parte di, eh, del, del, Papa, eh, del Papa stesso. E naturalmente c'è il riferimento sempre a questa idea della Pax Cristiana. Che ricorre e secondo lei anche nella prima frase ti toglierò la carica, ti rovescerò dal, dal tuo posto un riferimento anche al Papa precedente. Ehm, quindi potrebbe addirittura apparire come una uh, ipotesi um, antiroveresca la uh, nascita appunto di questo tondo. E eh, appunto la, 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 come dire, la um, proposta che viene fatta è che possa essere in qualche modo coinvolto anche um, il, uh, il Cardinal Bibbiena, che era antiroveresco e invece pro-mediceo. Pro um, quindi eh, la Madonna della Seggio ha, ha, ha tutto come dire, assume tutto un altro spessore, tutta eh, un'altra dimensione. Um, il eh, saggio successivo. Uh, che è poi, appunto quello che ci fa transitare dalla, diciamo, dalla storia del cinquecentesca alla storia ottocentesca, è eh, mh, di Sandra Costa e, ed, è, eh, ed è relativo alla trasfigurazione. Eh, Sandra Costa ha studiato le carte presso la eh, chiesa di San Pietro in Montorio eh, dal 1523 al 1586 e anche oltre. E, eh, e quindi si è occupata di questo passaggio tra eh, la, 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 lo spazio. Eh. Chiesastico per così dire, e lo spazio museale. e, e Naturalmente sappiamo molto, ma non tutto, della, della trasfigurazione. Si sa per certo che è stata commissionata da, da Giulio de Medici, eh, in giusta posizione con la resurrezione di Lazzaro di Sebastiano. Vedete la figura di Sebastiano torna sempre perché è un po' lui il competitor di, di Raffaello, sia in vita che, che in morte. E eh, il quadro eh, viene posto. E al, eh, in capo al letto di morte di, eh, di Raffaello quindi lo dicono le fonti gli misero alla morte a al capo della sala dove lavorava questo è interessantissimo cioè eh, viene, messo, viene esposto il corpo di, di Raffaello nel suo studio per così dire no? con il quadro di cui Vasari dice che è già finito che era già finito quindi un'esposizione pubblica del corpo e anche del quadro nel luogo di lavoro cioè non in, luogo, in un luogo quasi, che viene quasi santificato dal, forse più dalla presenza del corpo di Raffaello che del quadro stesso. E, e sappiamo però che già dieci giorni dopo, ce lo dice appunto Sebastiano scrivendo a Michelangelo, che il, la tavola era stata già portata in Vaticano. E, e, quindi finita questa cerimonia così dolorosa, il, appunto, il quadro va in, in Vaticano perché evidentemente prende una strada diversa. Um, e eh, il, eh, la destinazione originale era la chiesa di Narbon, che è una chiesa gotica, peraltro eh, compiuta, eh, mentre la mh, destinazione per così dire secolare, eh, chiamiamola così, diventa invece per volontà del cardinale Giulio De Medici, la chiesa di San Pietro in Montorio. Ora, la chiesa di San Pietro in Montorio è la chiesa dei re cattolici, dei re spagnoli, accanto c'è naturalmente il tempietto di eh, Bramante. Eh, quindi è anche questa una scelta politica che viene fatta dal cardinale Giulio, cioè non la tiene per sé, la, um, la porta, non sappiamo quando, eh, deve essere una, in una data che oscilla dal... 22 al 23 ehm, c'è un documento senza data in cui Giulio Romano chiede 224 ducati d'oro, cito, per conto della tavola d'altare dipinta da maestro Raffaello d'Orbino che si donò alla chiesa di San Pietro in Montorio e ehm, quindi il quadro nel 21... Può darsi che sia rimasto in Vaticano, ma sicuramente una data 22-23 va in, è, è, è già diretto a San Pietro, um, a San Pietro, in in Montorio. E c'è Castiglione che insiste col cardinale perché paghi Giulio Romano, non in quanto autore, ma in quanto erede di, di Raffaello, e dono non è un dono qualsiasi, perché è appunto, ripeto, è un dono politico. Ehm, quindi, nel 22 Giulio de Medici aveva deciso intanto di tenere il quadro a Roma, di metterlo in una chiesa politicizzata potremmo dire, e eh, nella cornice. Che non esiste più, era scritto proprio il suo nome come vice cancelliere. Questo vuol dire che la cornice e quindi la definitiva posizione nella, nella, nella parete dell'altare risale a prima dell'elezione di Giulio a, a, a Pontefice, quindi novembre del 23. Allora, l'idea che io mi sono fatta. E che non è che una cornice si improvvisa: il fatto stesso che sia, la, insomma, questa cornice serve un po' a datare tutta eh, questa operazione. Eh, secondo Hearst aveva giocato un ruolo il cardinale Carbajal, una vecchia conoscenza del, diciamo, dei conclavi eh, romani e anche, insomma, aveva anche avuto diciamo così, de, de, delle linee non proprio ortodosse. E, ehm, e però io insomma, ho un'altra idea, cioè che eh, siccome Giulio De Medici aveva stretto un'alleanza con eh, l'imperatore, con Carlo V, ehm, anche in vista dell'elezione del successore di Leone X, il famigerato Adriano VI, io ho cercato di riabilitarlo, per questo ve lo dico perché è stata una delle cose a cui mi sono anche un po' dedicata. Il quadro, la mia opinione, è che sia stato portato alla San Pietro in Montorio per questo accordo fatto direttamente dal cardinale con l'imperatore che è confluito nell'elezione dell'ultimo papa straniero prima di Uetiwa che Era stato il, il tutore, era legatissimo all'imperatore. Quando viene eletto lui è presso l'imperatore. E quindi, l'imperatore che era naturalmente Asburgo, e quindi sicuramente insomma, eh, era eh, coinvolto nella, nella questione anche di San Pietro e Montorio. Quindi, la mia opinione è che il quadro sia stato portato tra l'elezione diciamo, di Adriano VI, che poi è molto diciamo, tormentata, ma Giulio de Medici è quello Che poi decide, insomma, lo considerava una specie di papa cuscinetto, ma comunque fa ha fatto un grosso favore all'imperatore. E quindi, per sancire questo accordo, a mio parere, ehm, viene donato uh, questo quadro perché il vantaggio è tutto sommato eh, è per tutti. Eh, All'anno VI durerà pochissimo, sarà insomma, anche, appunto, accolto molto male. E, ehm, e Però, insomma, il, eh, il quadro eh, va nella eh, chiesa, poi, di nuovo l'imperatore appoggerà l'elezione di, eh, di, di, di Clemente VII, medici e poi la storia continua, naturalmente come sapete, tra Sacco di Roma ed elezione e, e incoronazione qui a Bologna nel 30. Ma intanto il quadro era arrivato. Um, sono le vicende della politica, va così naturalmente. E um, quindi il, uh, a questo punto nasce, per così dire, la pubblica venerazione, come scrive uh, Sandra Costa, del, uh, del quadro. Però il, uh, il quadro, tranne, diciamo così, un'eccezione che vedremo dopo, non entra nel circuito delle, delle, grandi, delle pale che tutti gli artisti... Cioè, gli artisti non vanno a studiarsi la trasfigurazione, vanno a studiarsi come vedremo le logge, se possono, anche le stanze, ma non il, la, la trasfigurazione, che pure era lì, non è che era stata spostata. E. Um, tutto pacifico fino al 1756, quando la Reverenda Fabbrica di San Pietro chiede ai francescani di smontare praticamente l'apparato, e ci riesce per far fare una copia a Stefano Pozzi, la copia che vedete lì, per porla in San Pietro, garantendo l'incolumità. I francescani si appellano agli Asburgo, quindi. È sempre, sono, è sempre la chiave asburgica che ancora funziona, no? quindi per questo io sono convinta che la storia sia legata agli as, uh, strettamente al, all'impero, per così dire. Ehm, a questo punto il, diciamo, si distrugge la, um, uh, si distrugge la, la cornice originaria, ahimè. Si eh, fa fare una copia in situ, eh, si apre una finestra, si predispone una tela per la protezione. Ecco, e già qui il, il quadro: voi sapete che le cose quando si cominciano a proteggere vuol dire che assumono un valore, cioè fino a quel momento, evidentemente bastava una cornice e, 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 e via. Comincia a entrare, come dire, nel, nel gusto, nell'interesse. La cosa è anche un po' strana, naturalmente, perché non è un quadro esattamente settecentesco ecco, che può incontrare il favore del pubblico del Settecento. Però diciamo la messa, la Reverenda Fabbrica, in, so, in certo modo, ha portato l'attenzione. E... Ehm, che cosa succede? A questo punto, il, eh, dalla sacralità del luogo eh, il, si, si passa eh, a un nuovo tipo di sacralità quando nel 97, 1797 il quadro arriva al Louvre. Vedete, infatti, vi ho messo in contrapposizione, no? cioè la eh, scenografia sacra e la scenografia eh, più che profana, direi mondana, se posso permettermi. e, eh, e, e Improvvisamente il quadro a, a Parigi prende la massima rilevanza, ecco lo vedete qui nel Grand Salon e nella Gran Salon e eh, Gran, Gran, Salone, Gran Galerie e Diventa il protagonista della musealizzazione, anche perché, come potete vedere, vedete c'è la Santa Cecilia, c'è la Madonna di, di, insomma, c'è tutta una sequenza di opere. La, per la prima volta è una specie di prima mostra di Raffaello della storia realizzata da Vivant Denon. Cioè, è il, è il vantaggio, per così dire, nello svantaggio della razzia napoleonica è che eh, si possono vedere varie fasi. Del, dell'opera di Raffaello tutte insieme e, e naturalmente questo è come dire, una esaltazione notevole di questo quadro. Il quadro ritorna da Parigi um, e qui di nuovo si apre un'altra questione perché um, i francescani lo, lo rivolgono indietro e il, eh, nelle carte dei francescani c'è un... Eh, una, um, diciamo uno studio di Fea che è quello di Carlo Fea che difende naturalmente la posizione delle opere d'arte nel loro contesto Um, e Mentre naturalmente c'è dall'altro lato, diciamo, una sorta di posizione per l'ideologia ideologia della tutela, per cui il quadro invece vuole essere, insomma, secondo l'idea di Canova, che prevale addirittura diciamo, anche sulle concessioni papali, il quadro invece viene portato nella Pinacoteca eh, Vaticana. Anche qui eh, devo dire che il, succede una cosa stranissima, perché, eh, qui la vedete il quadro che arriva e viene mostrato papa nel cortile di San Damaso dopodiché viene infilato scusate la parola nel appartamento Borgia che se voi conoscete un pochino i palazzi vaticani è più buio è l'appartamento più, più, più basso e più buio in assoluto eh, quindi posizione sfavorevolissima poi lo spostano in altri contesti con confronti con eh, altre opere che invece eh, si, come dire andavano, funzionavano meglio in questa, situazione. addirittura Camuccini è insoddisfatto perché il quadro si può vedere due volte a settimana eh, ci sono variazioni climatiche che spaccano l'età Tavole, visitatori a pagamento, quindi tutta una come dire, musealizzazione che in realtà è una sorta di impoverimento. E ehm, questa è una sovraesposizione che alla fine poi provoca l'effetto opposto perché eh, il quadro comincia a essere criticato dal punto di vista dello stile. Ecco, quindi la percezione no, del quadro eh, a un certo punto quasi lo porta a smitizzarlo, quindi c'è una sorta di, in, di inversione in questi passaggi, sacro, profano e, e, e esterno, interno, potremmo dire. Um, con questa immagine che conoscete bene, ecco, che non è nel saggio di, 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 eh, di Sandra Costa, ma l'ho aggiunta appunto perché è un riferimento alla mostra attuale. Ehm, un, abbiamo un caso eh, appunto di ricezione forse più che di percezione perché come ben sapete l'affresco la eh, di ehm, Girolamo da Carpi e, e Biagio Cupini eh, tanto per cominciare non è, su una, non è su un altare ma è su una sagrestia poi è orizzontale invece che verticale e persino in controparte no? ecco, però questo vuol dire che il quadro che appunto era da pochissimo in, posizionato nella chiesa ehm, come ha scritto Calogero nel catalogo eh, è piuttosto un omaggio che una copia ecco, però eh, appunto fa, eh, anche in questo caso è proprio un, la, un lancio per così dire che ha eh, forse un effetto però eh, diciamo nel, nell'ambito eh, bolognese però ecco punto è una reinterpretazione: basti guardare lo sfondo che eh, come dire, non eh, rispecchia minimamente la drammaticità del quadro di, ehm, di, ehm, di, di Raffaello stesso. Eh, metto questa ho questo, quest immagine per portarmi su eh, il saggio di Giovanna Perini Folesani, che mi pare che nel catalogo della mostra sia eh, accettato, per così dire, perché Giovanna ehm, Perini Folesani. Ehm, Parte da alcune considerazioni storiche, ehm, insomma, in sostanza per vedere un passaggio del giovane Raffaello, cioè all'età del ritratto più o meno ecco, del che ho messo lì, ehm, un, un passaggio per Bologna. Il suo ragionamento eh, è, è questo: è, ha quasi avuto dot, una dose, diciamo, doti divinatorie, perché è l'unico saggio che fa riferimento poi alla mostra che adesso è in corso. E dunque lei parte da eh, questo eh, verso di un, di, di un disegno, non dal, dal recto, in cui nell'angolo in basso, come vedete, c'è una piccola architettura ecco, e secondo eh, Giovanna prini Folesani non si riferisce a Urbino, città che lei conosce molto bene, ma si riferisce a Bologna, città che conosce molto bene. Da qui il suo ragionamento è che Raffaello sia stato a Bologna, è un'idea che quindi nella sequenza Urbino, Perugia, Città di Castello, Siena, Firenze vada inserita anche Bologna. Lei lancia due ipotesi, la prima abbastanza anticipata che secondo me funziona meglio ed è 1501-2 quando Timoteo Viti... lavorava presso il Francia e quindi questo anche come dire, rielabora la figura del Francia che era Maestro di riferimento, e, e, e quindi diciamo, anche se non, non ha la prova provata, in realtà la, la sua, come dire, appunto, ripeto, le sue capacità un po' divinatorie vanno eh, tenute ben presenti. Lei in realtà riprende un'ipotesi anche della Becherucci, che però pensava a una data più 15067, lì la questione si moscolerebbe naturalmente con le traversie bolognesi di quegli anni. Eh, però anche per la Perini, anche questo potrebbe funzionare perché ci sarebbe comunque un contatto con, con eh, della rovere, ma insomma, eh, questa è una cosa molto, molto più complessa. Eh, e secondo la Perini, appunto, il, è possibile persino che eh, Raffaello abbia visto Palazzo Ventivoglio e persino le collezioni. Quindi eh, si spinge oltre, ma bisogna un po' spingersi oltre, ecco, per cui ehm, su questo si sì, 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 dovrà molto, molto lav ancora lavorare e anche la conoscenza di Marcantonio, Raimondi e anche Vincidor già in questa fase. Tutto da, da, come dire, da lanciare, tutto lanciato lì con grande mh, coerenza però in certo modo. Io devo dire che eh, questa, diciamo, questa breve ma intensa esperienza bolognese di Raffaello mh, non, non, non guasterebbe nel quadro complessivo. Um, e, e, e appunto il fatto è anche importante che questo naturalmente complesso rapporto col Francia, diciamo alterato da leggende che, si sono, che sono state ampiamente sfatate, potrebbe anche significare appunto che Raffaello ha preso dal Francia. Cioè Francia naturalmente era un maestro più maturo, ma lui era già un maestro in nuce e quindi um, qualcosa può aver in effetti può essersi già creata lì. Insomma. Um, passo all'altro argomento che ho inucleato io, e cioè l'argomento scuola d'Atene. Molti saggi fanno riferimento alla scuola d'Atene. A questo punto io eh, mescolo un po' le carte eh, per cui ve lo dico, eh, mi sono un po' presa questa libertà. È un filo conduttore, naturalmente la scuola d'Atene eh, richiude tutto lo, lo scibile classico e la palestra perfetta dell'antico. Quindi quando c'è l'antico l'antico va su tutto, perché naturalmente tutti lo possiamo interpretare in tutti i modi. E ha anche questo tanto di fermo immagine e uso questa espressione apposta, perché adesso lo vedremo. Il tutto questo poi ha portato anche a delle interpretazioni molto cinetiche, per così dire. E sono queste fermo immagini che le altre sale, le altre stanze di Raffaello, non hanno in realtà, non tutte. Ed è, arriviamo, spero che entri l'immagine completa, ah sì, perfetto, arriviamo al saggio di Henry Cazor, dunque che si basa su un libro di questo studioso, che, di cui vedete qui la copertina, del 20, um, eh, eh, che si porta appunto sulla uh, Hall of Fame. Il libro è molto. Purtroppo in tedesco, spero che lo traduca presto in, in inglese, eh, quindi ho, ho captato naturalmente. Ho preferito leggere il messaggio in italiano del, dell'autore, che è anche un germanista, una figura molto um, complessa, molto interessante. E tanto per darvi un'idea, eh, questa sua raccolta di. di, di, eh, così, di visioni del Hall of Fame, c'è per esempio questo Tombly che io ho voluto prendere, che non è nel volume degli atti, ma l'ho messo io prendendolo dal libro, che è una, diciamo, astrazione della scuola d'Atene, ma per dirvi quanto ancora si può lavorare, gli artisti possono lavorare, cioè non, non soltanto noi storici dell'arte, eh, ma gli artisti possono ancora appunto percepire, siamo sempre lì, no? è un mito, ma la percezione che ne ha Tombly è straordinaria, secondo me, è la mia opinione. E Chesel ehm, parla dei videoclip, delle installazioni, adesso ne vedremo alcune, ehm, dei movimenti che si sono anche accumulati sulla, sulla scuola d'Atene, di adattamenti moderni. Che hanno cambiato anche un po' la percezione, o almeno lo dovrebbero eh, cambiare. E ehm, eh, vi faccio vedere: ecco, queste invece sono delle immagini di, tratte dal, dal libro, di come appunto questa composizione abbia poi influito su eh, appunto sia su, su opere del, del, diciamo dell'eclettismo ottocentesco che anche su appunto, creazioni moderne novecentesche. In realtà Chiesor eh, parte da una conferenza di Warburg del 25 che considera l'insieme della scuola d'Atene come la, una pacificazione alla fine delle lotte mitologiche che sono sulle pareti. Chiaro che c'è una proiezione del pensiero varbugiano che, nel 25, era molto turbato: sapete che ha avuto un, un forte effetto su di lui la, la, la prima guerra mondiale e. Mh, appunto eh, questi anni tormentati per lui eh, trova, per Warburg trovano una proiezione invece pacificatoria nella scuola eh, nella scuola, eh, scuola d'Atene e a questo punto eh, Kesler ha messo insieme eh, un, come dire delle interpretazioni moderne molto vivaci, ve le faccio vedere subito perché le trovo così eh, quasi naturalmente anche satiriche um, un videoclip che non ho qui naturalmente mente um, e del 2012, ma questo non, non ce l'ho, no, in cui di nuovo c'è questo rapporto tra violenza, noi tutto potremmo pensare tranne che si possa ambientare una scena di violenza all'interno della scuola di Atene, e, ehm, e appunto il, ehm, questa opera che vedete qui, che è un'interpretazione eh, che si chiama, un'opera di Casaro che si chiama 100 anni di film, è un'opera dell'88 in cui come vedete lo sfondo è perfettamente conservato e tutti i personaggi sono eh, reinterpretati per così dire da cento anni di film da persona, e al posto del pensieroso del, della figura di Michelangelo nel centro c'è Marilyn, quindi eh, forse in effetti essendo una figura melanconica ecco, non era del tutto sbagliata questa, diciamo, questa posizione. Comunque anche qui in questo caso c'è un grande omaggio al cinema. E questo eh, va sempre bene, naturalmente, e eh, in effetti, se noi ci pensiamo, eh, 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 le, tutti i personaggi diciamo, cinematografici che sono qui citati sono in fondo, o hanno ognuno una propria come dire, filosofia, in certo modo. No? Se andiamo a ricostruire. Eh, e va bene, questo eh, dà già l'idea. Ecco, e, e appare che cosa in primo piano? Un regista. Fellini, peraltro. Il regista sarebbe Raffaello. Ecco, quindi torniamo a questa diciamo questa parola buttata lì nell'introduzione che come io ho detto non è è una proiezione, ma non è casuale. Nel, eh, ne, il, il, nella, in questa interpretazione del, del 1988 a cui Chiesa dedica un um, bel ragionamento ecco, appunto appare il regista. Questa è forse l'interpretazione, sempre tutto nel libro e anche nel, um, negli atti del convegno, e il cosiddetto pendolo di Raffaello eh, di Joachim Sauter. Cos'è eh, cos questo luogo? È il centro eh, pharma e diagnostic della Roche, in cui è stata fatta questa grande installazione con questa proiezione. Mm, è del 2018 e questa sfera. Vedete questo bollo più chiaro, che c'è più luminoso più illuminato? Eh, fa apparire di volta in volta tutte le figure. Quindi, qui abbiamo il collegamento tra la sapienza antica. La conoscenza antica, la scienza antica e la scienza moderna. E eh, questo forse appunto è, è, non, non è una provocazione, ma è un, un, come dire, un incoraggiamento, in certo modo. E, ehm, e questo, appunto, è, diciamo, il, il, eh, nella, e, e ripeto, il 2018, cioè stiamo parlando proprio di arte eh, ipercontemporanea e anche di, eh, di ambientazione anche ipercontemporanea. Um, mentre tornando quindi uh, tornando invece a la, la, da, come dire, da dove viene fuori questo elemento satirico che abbiamo un po' visto anche nel quadro di Casaro viene fuori dal, da Joshua Reynolds che vedete qui che è uh, uno degli argomenti del saggio di, di Monte ecco, scritto un po', è scritto un pochino piccolo qui eccolo qua quanto è bello Raffaello um, Compressione storica, giudizio estetico e crisi del canone. La parola canone poi la, la ritroveremo. Ecco, Joshua Reynolds nel 1751 realizza una vera e propria parodia della scuola d'Atene. In cui io noto tanto per cominciare l'ambientazione gotica, cioè più che parodia, direi che è proprio un capovolgimento. No? o neogotica o pre-neogotica, seconda di come la vogliamo, la vogliamo vedere. Ehm, e al centro c'è questa sorta di notaio, diciamo, chiamiamolo così, o esattore, al posto sempre del... Di, di, eh, così, inserito e, e anche, la, la, anche qui di forza ecco, eh, sempre al posto del povero eh, Michelangelo che eh, è stato a questo punto sostituito eh, in maniera veramente eh, violenta e ehm, adesso io non so dirvi se questi personaggi fossero dei personaggi reali ma sospetto, sospetto di sì ehm, mentre sono sicuramente reali, parliamo sempre del saggio di Michele Di Monte eh, i membri della Idol Academy cioè dell'Accademia dei Pigri che nel 2014 hanno fatto una sorta di tableau vivant sulla scalinata di St. Paul a Londra e, ehm, non si capisce se loro stanno interpretando. Questi filosofi, i filosofi della, della, uh, di Raffaello o i filosofi antichi. Quindi c'è anche in questo caso proprio una uh, rigenerazione, diciamo così, no? del, del, della scena. Uh, e, uh, qui c'è forse un pochino più di adesione al, allo spirito raffaellesco, uh, ma uh, insomma il, il saggio di Di Monte è dedicato tutto sommato al paradosso, ai paradossi della percezione nazionale naturalmente, Della eh, reinterpretazione, eh, lui si appoggia in particolare al libro di Massia Hall del 97, e, mh, evidenziando come si è passato dal classicismo, dallo stile, a contesti, committenze, produzione, contenuti che hanno, secondo appunto. Eh, De Mo di Monte anche demistificato in certo modo Raffaello questo cambiamento di metodo. E, ehm, e si pone appunto anche insomma, il problema per esempio di storicizzare la, la bellezza. Devo dire che sul saggio di Monte io ho qualche perplessità sul finale perché lui... Um, uh, a proposito del canone della modernità che è un po' al centro del libro di Robert Williams che è un grande studioso che è morto precocemente dedicato appunto a Raffaello del 17 di Monte non è così diciamo favorevole all'interpretazione di Robert Williams mentre secondo me meriterebbe anche un'ulteriore riflessione. Sempre per parlare del della scuola d'Atene il saggio di Giovanni Careri. Ora, Giovanni Careri ha studiato a lungo la volta della Sistina, ha scritto vari saggi che poi sono confluiti in un libro adesso, e torna ancora su questa sua tematica. L'idea di, ehm, eh, di Careri è che. Ehm, Insomma, in relazione al, al, diciamo al, al nostro argomento, è che eh, il, ehm, seguendo una intuizione di eh, Fabrizio Mancinelli, che è stato il direttore dei restauri negli eh, anni Ottanta, del, eh, sia della volta che del, del nel giudizio, forse il giudizio non è riuscito a finirlo perché eh, insomma, è mancato eh, prematuramente, insomma Mancinelli che conosceva centimetro per centimetro, eh, voi sapete naturalmente c'è stata anche la famosa polemica sul, eh, sul fresco e sul secco, sul le, le, insomma, la, cambiamento, ecco lì sì di percezione della, della volta eh, dopo il restauro degli anni Ottanta, situazione che Mancinelli ha retto con un grande equilibrio, ecco nell'86 appunto Mancinelli aveva intuito che la, eh, uno degli antenati di Cristo, quello che vedete uh, a sinistra, poteva essere uh, un autoritratto di Michelangelo e uh, l'aveva appunto messo in relazione al pensieroso, del, di, uh, che è sicuramente un auto, quasi, quasi certamente un autoritratto di Michelangelo, uh, nella uh, all'interno della scuola d'Atene. Laddove voi vedete, sapete molto bene che nel cartone, questo qui, che, che è conservato e anche stato restaurato di recente all'Ambrosiana, la figura non esiste, no? quindi è stata aggiunta dopo e, sia, e non esiste neanche tutta l'architettura. Um, Carelli appunto ritorna su questa sua idea, um, l'idea anche che gli antenati siano colti e siano ancora in una fase di torpore che si um, oppone alla grazia, che sarà poi appunto la grazia del Nuovo Testamento. E, um, e fa un riferimento a un disegno di Bandinelli pubblicato da Redding de Campos negli anni 40, ehm, che sarebbe, come c'è scritto sotto, ma non di Pugno di Bandinelli, eh, ammesso che il disegno sia di Bandinelli, eh, di, eh, che, che è un ritratto satirico di Michelangelo e quindi anche in questo caso eh, ritorna su questo elemento sempre un po' della satira, insomma, del, del Michelangelo reinterpretato. Um, il, su, su questo disegno io non, non, non commento perché non mi risulta nel catalogo dei disegni di Bandinelli e peraltro era una, in proprietà privata, ne, appunto ripreso negli anni primi, anni 40, quindi non, non so se è stato mai più rivisto eh, e quindi anche verificato, deviso. Um, e eh, però, insomma, la tematica di, di, eh, di, di Careri è eh, questo come dire, riguardare naturalmente anche alla, eh, a questa sorta di contrappeso terrestre che è rappresentato dal, sia da Michelangelo come Antenato, sia all'interno del, eh, della scuola eh, d'Atene. E come una, forma di, come una sorta di presenza, eccolo qui, come una sorta di alterità una figura alternativa, per così dire. E, mentre quello che cerca di fare Raffaello è un esercizio di incorporazione, che è proprio il suo tratto, no? questa idea dell'incorporazione. Ritorno nel filo del discorso con una parte che io ho ribattezzato Raffaello Rigenerato o un Raffaello per ogni generazione. E qui è il saggio di Benati che dà il là. Um appunto dei, sui nuovi eh, Raffaello e torniamo anche sempre a quest'idea del canone che, a cui un pochino aveva accennato Di Monte. Um, I nuovi Raffaello sono, diciamo, i principali, sono Parmigianino, eh, Taddeo Zuccari e Annibale Carracci, tutti morti prematuramente, eh, tutti si erano posti davanti a Raffaello per cogliere l'essenza dello stile, eh, Parmigianino era quasi Arrivato a, a esserne quasi suo contemporaneo, insomma il tema è ripartire da Raffaello. Um, e, eh, il, eh, perché Raffaello è già, dopo essere stato confrontato a Zeus e ad Apelle, um, è già diventato assoluto, quasi non ha più bisogno neanche di eh, una serie di confronti. Um, il primo quasi transfert, come lo chiama l'autore. È su Parmigianino perché eh, Parmigianino viene quasi riconsiderato la reincarnazione, testa Vasari, ehm, e Vasari. Eh, benché naturalmente eh, il suo carattere fosse, tutta la sua storia prenda una piega completamente diversa, cosa che Vasari sapeva benissimo perché era stato a lungo, eh, aveva a lungo parlato con, con Giulio Romano. A sua volta aveva avuto poi anche a che fare con, con Parmigianino per, per, altre, per, altre, per la steccata e altre questioni complesse. Ehm, quindi, eh, nel, ancora nel 50 si ha l'idea di un Parmigianino come Raffaello, ma un po' eccentrico. E questo diciamo, è il primo tentativo che, di, di cercare di ritornare su questo appunto, rigenerare un Raffaello. Um, e eh, nel frattempo siamo arrivati a è vivo e vegeto naturalmente per, ancora per poco fino al 66 Taddeo Zuccari e, um, eh, e qui eh, appunto io tornerei proprio sul canone perché alla sua morte prematura di nuovo alla celebrazione della sepoltura al Pantheon come Raffaello ma anche in, come anche altri artisti e anche in virtù dell'essere eh, membro della compagnia di San Giuseppe dei virtuosi al Pantheon a questo punto ehm, a differenza di Parmigianino ehm, eh, Taddeo ha un fratello Federico, non mi dilungo su Federico perché appunto, come mi è stato detto, è anche un argomento di cui mi sono occupata e mi sto anche occupando. E appunto Federico mira attraverso il fratello a costituire un canone, un canone dell'artista e un canone. Su una scia che, che deve essere appunto eh, raffaellesca, quindi condivisa, un canone di studio, qui vedete appunto eh, Taddeo disegnato da, da Federico mentre studia le logge al chiaro di luna. Eh, e, 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 e si crea appunto in tavola Federico una serie di parallelismi sulla provenienza, tutti e due dalle Marche, sul fatto che siano tutti e due morti il giorno del loro compleanno e così via. E quindi è una sorta di sforzo di creazione di vite parallele che però mira a eh, rivedere la figura dell'artista. Attraverso il modello di, eh, di Raffaello reincarnato per l'appunto da Taddeo. e chi lo seguirà? Um, a seg il Raffaello, forse più eh, appunto reincarnato, eh, eh, in tutte le sue qualità, ecco, nelle qualità maggiori, è, è naturalmente Annibale Carracci. Annibale aveva tutto, aveva il sacro aveva l'antico, aveva la natura, aveva il pathos, aveva anche l'eros, eh, aveva eh, naturalmente il colore, la, la pienezza del colore, la pienezza, dello il disegno, cioè eh, era troppo, forse troppo, tanto, forse troppo per le sue spalle e ehm, di nuovo, questo tema del più che del riconoscere insomma, nuovo come, come nuovo Raffaello in vita, il eh, portarlo appunto di nuovo su questi motivi biografici. Si incarna nel fatto nella eh, morte disperatissima eh, e, e nella sepoltura nel Pantheon. Giustamente, Benati sottolinea il fatto che, non essendo membro dei virtuosi al Pantheon, come Taddeo vuol dire che c'è stata una volontà molto precisa di portare, eh, il portare eh, eh, Annibale nel, nel Pantheon e, ed è a Gucchi che da... Eh, le, Probabilmente in là, um, e il eh, regista ancora una volta di questa sepoltura. E devo dire che c'era stata anche un'ipotesi che ci fosse stato un intervento di Gaspare Celio, che invece era membro tra, tra le varie cose anche dell appunto della compagnia. Del, e però, nelle recentissime note del Celio al Baglione, che sono state da poco pubblicate, io sono andata a controllare, e Cielio, Questa era un'idea di Basbinski. Eh, ma io ho controllato adesso questo libro che è uscito da, da pochissimi mesi e Celio dice solo parlando di Annibale che ha ricevuto un cito degno funerale alla Rotonda, ora se fosse stato lui ad aver avuto un qualsiasi ruolo l'avrebbe certamente scritto quindi l'ipotesi Celio secondo me è assolutamente da cancellare quindi l'ipotesi Agucchi è quella la più solida la più, eh, la più concreta e ehm, eh, il popolo piange, questo ce lo dice anche Bellori, ehm, eh, Raffaello, cioè Annibale come il nuovo Raffaello, c'è cioè questa scena dei discepoli che lo piangono un po' come era avvenuto per Raffaello, ed è una scena un po' cristologica no? del, de, di questo pianto del, dei, dei, dei discepoli verso il maestro e il padre. Um, e, eh, e quindi il, il eh, e però poi, appunto, come sapete, Bellori a un certo punto propone eh, Maratti eh, come, nel, come una sorta di nuovo Raffaello. Questa è, è una storia già diversa, anche perché Maratti. Non, non, ha una, non ha una vita breve, quindi va bene come nuovo Raffaello, ma dal punto di vista dello stile ormai la biografia è tramontata, l'idea di queste biografie così ricorrenti. E eh, con Bellori arriviamo al saggio della Cavicchioli, i saggi sono in sequenza. Uh, il Bellori, rettore, lettore di Raffaello, nelle opere tarde, devo dire che è molto carina la citazione che Sonia Cavicchioli fa, cioè di Goethe che aveva già visto le logge attraverso le incisioni eh, a, a Weimar, e eh, quindi eh, arriva insomma, vede, ha già il mito. di, di Dentro di sé di Raffaello, ma anche una certa percezione. Insomma, alla fine tu insomma per, per, per Goethe E appunto Bellori segue Maratta nei restauri e descrive eh, le, le opere di Raffaello. Nessuno sa fare le, le, le letture delle opere meglio di Bellori. Io devo dire che è un, un testo che uso per fare lezione ed è perfetto. Cioè, Basta prendere Bellori e c'è già tutto, è straordinario, una Bibbia praticamente, almeno per chi fa didattica. E, um, e per l'appunto anche nel caso delle, delle, delle logge si esprime, anche tra l'altro um, con delle logge di de, 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 de Chigi, uh, si esprime in un modo molto ampio, ha sempre Bellori questa idea di essere preciso ma non pedante e di grande respiro farsi capire da un grande ripeto ancora adesso si fa capire un linguaggio perfetto. Eh, appunto, queste descrizioni impeccabili portano anche Bellori a comprendere che le variazioni sul testo, appunto nel caso di Apuleio, come scrive Bellori, sono necessarie per una varietas quando, cito, convenga con l'immagine, cioè l'immagine deve prevalere sul testo. Ecco. Um, quindi Raffaello è grande come gli antichi, anzi li supera, cioè può tranquillamente non occuparsi delle, eh, delle fonti eh, antiche. Questa è la sua percezione. Di nuovo abbiamo come percepisce Bellori. Percepisce perché capisce e soprattutto perché, nel caso appunto, eh, di, del, del, del Deorum Concilium, siamo nel pieno del mito dell'antico. E l'antico appunto permette. Va, tutte le variazioni della, della percezione. Ehm, e qui però si arriva alla que questione non da poco, eh, qui anche abbiamo sempre questo, l'ho preso dal, dal testo della Cavicchioli, si arriva alla questione, ecco, eh, come si vede, del colore ehm, e, e perché Maratta, tra i vari restauri, Raffaelleschi, appunto, è colui che... Le mani soprattutto sulla eh, loggia sulla storia di psiche eh, ha come dire, aperto un contenzioso sul, soprattutto sull sullo sfondo, su questo elemento del, del, dello sfondo di questo azzurro che poi era azzurrite, eccetera. Cioè eh, eh, questo buon azzurro eh, comprendeva anche questa azzurrite eh, a secco, ma da Maratta in poi, o quantomeno a Maratta è stata attribuita molta colpa, delle eh, alterazioni della, della loggia. La loggia di psiche è un piccolo tema che, diciamo così, va a sé, sì, per così dire. E eh, appunto eh, questo saggio della Cavicchioli è proprio un ponte perfetto, eh, parlando della loggia di psiche, Portando, che porta al saggio di eh, Ciancabilla che adesso apparirà, eccolo qui, i cieli del, ecco, che come vedete sembra fare un salto ma, non, ma ci sta, ecco, perché sono i cieli della loggia di Psiche come paradigma della teoria e della critica del restauro del Novecento. Su questi cieli mai così limpidi, mai così tormentati. E eh, appunto Ciancabilla esamina tutte le manipolazioni, soprattutto e anche le percezioni, perché ogni volta che si cambiava il colore cambiava un po' tutta la percezione, come se avesse usato, non so, avesse alleggerito l'azzurro o, 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 o rinforzato. Um, e peraltro c'è un altro problema di fondo: ecco che naturalmente c'era il confronto uh, con la loggia di Galatea, dove i colori uh, rispetto alla loggia di Psiche sono meno alterati, perché qui viene usato uh, il uh, blu di Prussia, se non ricordo male, e, e, um, e quindi. Uh, anche in questi restauri e poi controrestauri e poi gli interventi, parlando delle loggie di psiche del Novecento, dell'Ottocento e del Novecento, la loggia di Galatea era un po', come dire, offriva anche de un termine di paragone, non completamente però eh, sia tecnicamente sia coloristicamente eh, adatto, per così dire. E poi naturalmente, qui abbiamo, come si vede bene, la presenza, che ripeto, è sempre stata da non trascurare di Sebastiano portato appositamente da Agostino Chigi a, a Roma e messo come vedete qui a confronto a giusta posizione. E, ehm, appunto, eh, per tutto ciò che riguarda la questione ehm, Chigi, Sebastiano e Raffaello eh, io aspetterei la mostra rinviata più volte alla Farnesina, che si terrà nel marzo del 23 e vedremo che cosa succede. Peraltro ci sono stati ulteriori restauri non sulle, sulle pitture ma sull'insieme della Farmesina. Vedremo, insomma abbiamo ancora qualche mese di, di suspense. Um, comunque Ciancabilla in qualche modo eh, riabilita eh, Maratta eh, perché sostanzialmente è giunto alla conclusione che i veri danni sulla diciamo la loggia di psiche eh, si devono al novecento eh, uno smaltino dell'estate del 1930 ehm, che eh, non è originale ma è la preparazione dell'Azzurrite di Raffaello insomma c'è tutto un eh, miscuglio che parte dal, dall'ottocento e arriva appunto ehm, agli, anni, agli anni 30 e eh, sempre perché non si studiavano veramente i restauri precedenti nelle, nelle tecniche e eh, si eh, eh, arriva addirittura a un beverone oleoso che viene posto eh, verso gli anni 40 sempre su questa tormentatissima loggia esterna e eh, si, eh, diciamo, si ritorna ad una maggiore... Eh, eh, Scientificità ovviamente dopo la fondazione dell'ICR nel 1939 e, e quindi una eh, storicizzazione anche dei restauri. Ehm, di Ciancabilla fa un riferimento al, agli studi di Alessandro Conti e che ha storicizzato Maratti come restauratore un po' l'ha salvato e anche all'ultimo restauro compiuto sotto appunto sotto il controllo del, dell'ICR. Qui a cui è relativo questo volume, che ha lasciato traccia di tutti i restauri precedenti. A questo punto io arriverei all'Ottocento. Come avete visto, già Ciancabilla ci ha portato a, a su e giù per due secoli e eh, ho messo qui un'immagine famosissima del 1828 di Overbeck, Italia e Germania. A questo punto Raffaello incarna l'Italia. Questa è una figura di Raffaello, naturalmente appunto così percepita: non, non è una citazione, che eh, eh, si sì, eh, come dire, in questa eh, corrispondenza di, 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 come dire, di, di sentimenti, di affetti, chiamiamoli così, addirittura si vede anche nel paesaggio, il paesaggio un paesaggio come dire, piano, naturale, un paesaggio invece di città eh, gotiche, eh, appunto tra l'Italia e la Germania. E la eh, figura raffaellesca è l'Italia, cioè Raffaello è, un po è diventato un po' eh, l'elemento italiano. Ma non di questo parla la parte... Ehm, Diciamo ottocentesca, ma quella che io ho intitolato Raffaello riprodotto. E ehm, il primo eh, in certo modo si resta in ambito chigiano, ne abbiamo parlato finora perché mh, la Capitelli, Giovanna Capitelli studia eh, i Torlonia e grandi banchieri che si rifanno ai Chigi, grande modello, anche grande modello di committenza, con una vera Raffaello Mania. Quindi eh, banchieri Chigi, banchieri Torlonia non potevano farsi mancare un Raffaello. e Lo trattano con grande disinvoltura e eh, si, eh, nelle loro numerose residenze di famiglia, vedete qui un piccolo esempio, ehm, dipingono scene riferibili a Raffaello, non, non, naturalmente non in stile, ma naturalmente con, eh, in questo caso per esempio, appunto, ecco la, no, scusate sono andata in dia, avanti, eh, Raffaello eh, che eh, presenta eh, il cartonetto della Galatea ad Agostino Chigi, cioè, eh, diciamo, di cui i Torlonia sarebbero in certo modo la reincarnazione. Siamo a, eh, nella cosiddetta stanza di Raffaello a Palazzo Torlonia, a Piazza Venezia, che non c'è più, distrutta dall'altare della patria, tutto frammentato, molte opere perdute, qualcosa è stato recuperato. Ehm, e bisognava entrare in queste stanze con gentilezza e tenerezza, perché questo era Raffaello, naturalmente, no? era Raffaello gentile che abbiamo visto anche prima nel quadro di Overbeck. E, ehm, il, ehm, e tutto, insomma, tutto attorno a questa diciamo, interpretazione eh, raffaellesca eh, gira questo eh, pittore ma anche. Un pochino imprenditore eh, che è Nicola Consoni, il cui quadro è stato ritrovato alla Raffaello, come vedete qui, molto alla Raffaello, è stato ritrovato da Giovanna Capitelli a Santiago del Cile. Mh, e mh, Consoni è, è un personaggio che ha, eh, è definito il Raffaello dell'Ottocento, insomma beh, contento, beato lui. Ehm, e, eh, ha, un, ha avuto il grande merito di essere, dopo essere stato presentato al Principe Alberto, cioè il consorte della Regina Vittoria, grande appassionato di Raffaello, aver eh, dipinto anche per il Principe Alberto su modelli raffaelleschi e il Principe Alberto è colui che ha. È iniziato una riproduzione dei disegni di Raffaello che adesso, di cui adesso parleremo a proposito appunto del Raffaello riprodotto. e, e Consoni viene anche chiamato per salvare le logge, quelle vaticane, da Pionono Pio e eh, insomma ha come dire una vita all'ombra per così dire di, di Raffaello attraverso appunto grandi personaggi, cioè come era Torlonia, sicuramente e come era anche il principe, eh, il principe Alberto e, ehm, ecco, vedete qui per esempio il, come Consoni reinterpreta Raffaello Sanzio al tratto no? ecco, per cominciamo a, naturalmente a ehm, creare una raccolta delle opere di Raffaello disegnate e incise una sorta di album Raffaello di cui si, si prende appunto il merito anche Consoni e ehm, arriviamo al eh, saggio. Appunto, Raffaello si aveva una, 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 tra le varie doti, era, aveva anche ben compreso l'importanza della diffusione della sua idea artistica attraverso l'incisione e aveva si è certamente creato un, un mito. E, ehm, ehm, ma eh, non tutto era, era stato naturalmente tradotto, per così dire. Eh, nel, eh, Nell'Ottocento, eh, per l'Ottocento, eh, la Mambelli ha eh, evidenziato l'importanza di quelle che, che lei chiama i veri facsimile, cioè un'operazione all'avanguardia per tecnica e per concezione, partendo anche dai disegni, ne vedete alcuni qua, quindi ehm, l'uso della fotografia mh, per riprodurre disegni, era più semplice fotografare un disegno ovviamente un, rispetto a un quadro, immaginate solo problemi per illuminare un'opera nell'Ottocento, mentre un disegno era eh, la cosa più... Più semplice da fotografare, lo è ancora in certo, in, per certi versi. Um, quindi eh, la Mambelli um, si rifà anche al titolo di una mostra che, che appunto c'è stata eh, in occasione anche del, 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 del convegno, che si chiamava è dalla Fondazione Zeri, eh, Raffaello un artista fotogenico. Ecco, è il titolo giusto, cioè quello che Raffaello aveva era una forte fotogenicità, eh, non sapeva naturalmente di averla. e e ehm, adesso questo naturalmente anche questo è un po' un paradosso, ehm, ma eh, è chiaro che eh, diventa il soggetto ideale. Per, eh, per la, la fotografia del, degli inizi, eh, sia da, dal punto di vista dei disegni e poi piano piano anche dal punto di vista, soprattutto, diciamo, delle opere d'arte mobili, eh, per essere proprio sinceri. E dal 1853, per l'appunto, il principe Alberto aveva promosso questa eh, campagna che arriva a ben 50 volumi di, 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 di foto dai disegni di Raffaello, che saranno presto anche digitalizzati con una tecnica molto, molto avanzata, del resto, era. era principe consorte se lo poteva permettere. A questo punto la Mambelli parla proprio del primato del disegno, addirittura come si vede qui, venivano stampati in dimensioni reali uno a uno e su una carta che riproduceva il colore del, originale del foglio. Questo per dire la finezza e anche questa è percezione, cioè si percepiva il disegno attraverso la fotografia, non è soltanto qualcosa di mimetico, no? ma è qualcosa che deve... Trasmettere anche la verità proprio del tratto del disegno. E, ehm, e quindi, però, anche, è anche vero che, appunto, con l'evoluzione della fotografia, con la diffusione, Raffaello domina, come scrive la Mambelli, eh, la produzione delle varie case fotografiche e queste riproduzioni erano anche destinate a essere incorniciate in bella mostra, naturalmente, erano delle opere di una, una loro qualità. Ehm, Venivano spesso anche dipinte a mano, e questo, su questo bisogna stare molto attenti: quando noi usiamo le fotografie antiche, pensando che siano la prova provata no? di uno stato, di un'opera, bisogna sempre pensare che anche la fotografia antica aveva insomma, i suoi piccole ehm, alterazioni, miglioramenti. Ecco. E eh, quindi la fedeltà della foto antica va sempre verificata. E conclude la eh, Mambelli notando che in Fototeca Zeri eh, Raffaello è il secondo pittore dopo Giotto presente, eh, con la bellezza di 800 riproduzioni. Um, e quindi, um, e naturalmente, molte con appunti di zeri sul retro, tra cui una foto che è alla base del Mapingsit del 1948. Quindi, um, questo è il uh, bellissimo anche tra l'altro immagine tratta dal libro che rende perfettamente l'idea anche del dettaglio e della mescolanza, naturalmente, su uno stesso soggetto, no? o quasi prevalente, diciamo un soggetto prevalente. Ultimi due diciamo, discorsi, ultime due parti che ho enucleato, primo dopo guerra, Raffaello italiano, e poi il secondo dopo guerra. Primo dopo guerra. Allora, tra 800 e 900 l'arte contemporanea italiana e non reagisce in maniera diversa a Raffaello. La, in particolare, appunto, questo è il saggio di Elena Pontigia, che si è occupata in particolare prevalentemente, è una grande esperta del cosiddetto ritorno all'ordine, cioè appunto il primo dopoguerra. La Pontigia non ha messo foto, ma io ho preso queste citazioni, così anche per variare un po', abbiamo appena visto foto su foto, quindi va bene anche un testo. E, ehm, e il, ho messo due esempi, 13, guardate anche le date, Carrà nel 1913, eh, che eh, eh, si esprime in maniera molto chiara. Per conto mio, vi dirò che è troppo antipatico il Raffaello italiano, perché eh, se Raffaello è il massimo rappresentante del buon senso, il genio della mediocrità eh, universale, è anche nell'ombra. Solo questo non senso dell'illustrazionismo fa dire a molti che dal punto di vista pittorico la Cappella Sistina e persino l'Oggio di Raffaello sono opere eh, insuperate e insuperabili, quindi non senso e illustrazionismo, sono due brani tratti da La Cerba, la rivista su cui scriveva Carrà, ma è chiaro che siamo in piena avanguardia. Quindi... Ehm, arriviamo al 1920, ritorno all'ordine e arriva De Chirico. E, e De Chirico ha una sua visione eh, completamente diversa, come potete leggere: impressione di solidità, benessere profondamente spirituale, sorta di ritmo consolatore, cioè quello che si cercava in realtà, no? cioè, quello, si, si trova quello che si cerca. Eh, stanza delle architetture perfette, eh, oddio, scusate, sono andata avanti, eh, non sodono che rimorino lontani e confusi. Pare che la vita sia, sia allontanata da loro. Chiaro che eh, de di de dice Raffaello: ma pensa a se stesso: sapete che poi era un egocentrico, mostruoso. quindi, e, ehm, e, quindi ecco, e, e, eh, eh, e quindi questo aspetto fantasmico e statuario. Insomma, De Chirico, anche lui sapete era un uomo, no, scriveva benissimo, poi naturalmente anche il fratello, e, ehm, e sì, eh, ed è un, vera, un vero estimatore, cioè, anche Sirone sì, in realtà. Però questa frase di De Chirico rende perfettamente eh, l'idea di che cosa eh, sentiva, percepiva, naturalmente proiettava, per essere più chiari, ehm, De Chirico. E, ehm, e bisogna dire anche che la eh, pontigia, che proprio con proprio completa, completezza, completezza critica, esamina anche la sfortuna del pittore nel primo dopoguerra di, di Raffaello. Non è che tutti lo amassero, ehm, ma è chiaro, naturalmente c'era una tale varietà di, di, di arte nel, nell'universo, almeno europeo e anche americano, che Raffaello andava re, 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 recuperato. Uh, arriviamo al saggio di eh, Guicciardo Sassoli de Bianchi Strozzi, Raffaello, gli anni venti, questioni di percezione. Qui ho preso le foto proprio da lui utilizzate, è Corrado Ricci che tiene il discorso commemorativo. Eh, per il centenario eh, della morte e ehm, anche De Sasso di Bianchistrozzi fa un riferimento alla scuola d'Atene e alla disputa del sacramento per la pax filosofica e questo senso di tranquilla e suprema felicità, quello che un po' vedeva anche De Chirico, no? questa, perché tutti aspiravano dopo la guerra ovviamente a questa idea di mh, pacificazione. Torniamo al tema, anche ai temi iniziali. E, e, Raffaello aveva una sorta, ha avuto una specie di grande sponsor, per così dire, in, quasi in, inimmaginabile da parte di Picasso, quando nel 17, recandosi a Roma, era andato con Prampolini a vedere le stanze di Raffaello in Vaticano. Uh, e appunto uh, De Chirico uh, si era uh, rimesso a studiare Raffaello, si mette a copiare, era già un pittore affermato. E uh, appunto questo lo spiega Sasso e De Bianchi Strozzi: ritorna alla um, materialità quasi delle, delle opere, mentre dall'altro lato. Uh, e Raffaello diventa, ecco come vedete, qui un personaggio da cartolina mh, e una, so, potremmo quasi dire un'immagine pop, antelittera, ma il pop non esisteva: perché la Madonna della seggiola, quindi vedete che tutto torna, diventa eh, l'immagine della Madonna del latte mellin, che è stato uno dei grandi diciamo, eh, prodotti che ha salvato naturalmente moltissimi bambini, e, e, e quindi eh, era un'immagine che tutti. Insomma, questa immagine della Madonna della Seggio, ovvero appunto Raffaello in cartolina, come in questo caso. Ultimissimi due saggi, eh, il secondo dopoguerra. Due studiosi internazionali, due cambiamenti di percezione. Questo è il mio titolo. Knan eh, studia il suo maestro Conrado Beruba. Ehm, Personalità molto complessa, eh, quella di Oberuber. Di ricorda che a lui si deve l'attribuzione della Giulio II a Londra, diciamo, l'attribuzione diciamo, definitiva. E ehm, Uber, Uber ha avuto anche il coraggio di rivedere le opinioni dei grandi studiosi, soprattutto quelli che propendevano per Giulio Romano. C'è stata una Giulio Romano-mania nell'interpretazione uh, di, di, eh, di Raffaello. Um, e, eh, si dava a Giulio la parte inferiore della trasfigurazione, ma insomma ancora anche su questo c'è un, una questione critica che adesso non vorrei semplificare troppo. Um, aveva discusso Oberhuber proprio come abilitazione, eh, abilitazione che è una cosa fondamentale nel mondo germanico, proprio i disegni di Raffaello per il Vaticano e aveva proprio individuato questo uso della figura, dei gruppi e della luce, della linea, aveva messa a punto un suo metodo di lettura e poi aveva fatto un'altra cosa naturalmente geniale cioè era partito uber uber dai disegni degli allievi per risalire al, al maestro in questo caso per esempio la, 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 la forza la compattezza del disegno di Giulio romano e invece un po più la ripetitività di penny quindi con questo sistema era riuscito a capire quanto ci fosse di Raffaello o degli allievi oppure no in moltissimi, in moltissimi disegni. Quindi aveva fatto un discorso a rebù, per così dire. E, e come scrive Cnan, non in base all'imitazione, l'allievo che, che imita il maestro, ma per una comprensione olistica e anche empatica del disegno. Entra in empatia. Uber Uber e quindi è partito appunto dai disegni dopo il 20 sembra un paradosso ma è tornato indietro Um, e ha fatto moltissime attribuzioni nel, nell'83 e, e poi nell'82 una grande monografia in cui ha messo in rilievo l'universalità, la spiritualità e la cultura um, di, 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 di Raffaello eh, per arrivare proprio alla rivelazione raffaellesca che è anche in questo caso un mito e percezione insieme. Poi Gruber ha avuto una serie di trascorsi anche dal punto di vista critico, insomma, ha preso delle strade che non... Tutti hanno come dire, seguito, ma resta naturalmente questo suo ecco, lavoro. Per esempio, questo disegno che, che è alla base dell'Incompiuta, dell di una delle Incompiute di Raffaello, cioè la, la sala di Costantino, che adesso è oggetto, come forse saprete, di studi di, di restauro approfonditi e di studi approfonditi che sono stati anche di recente di nuovo modificati. Ecco, questo disegno era stato dato a Giulio, lui lo riporta decisamente a, a Raffaello e quindi spiega ancora meglio come dire poi il prosieguo della, della storia della sala di Costantino che Sebastiano voleva ma che non gli fu data e questo eh, è un'altra un vicenda. Arriviamo all'ultimo saggio di Marco Mascolo ehm, su John Sherman e i suoi studi su Raffaello. Ehm, cosa, Mascolo dice una cosa molto intelligente cioè che Sherman ehm, ha studiato altri maestri, cioè il titolo è anche un po' eh, ironico perché era, non era così ossessionato da Raffaello. Forse era Raffaello che diventa a un certo punto ossessionato da Sherman. Eh, perché in realtà il, eh, Raffaello eh, è uno dei suoi argomenti, eh, studia Poussin per esempio e inizia a studiare le opere con attenzione attraverso il suo, uno dei suoi maestri, uno è Blunt, ma l'altro è soprattutto Johannes Wilde che Era ungherese, naturalizzato, austriaco, poi è andato al in, corto in, 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 in Inghilterra e Wilde ehm, gli aveva insegnato la funzione dell'arte. Infatti, noi, quando utilizzi, utilizziamo anche Sherman per le nostre lezioni, parliamo delle funzioni no? Del, eh, adesso lo, lo vedremo brevemente. E ehm, eh, si, era, si è occupato già dal 58, si era occupato degli arazzi. Eh, di Raffaello destinati alla Sistina, questo è un libro del 72, ma già era partito da molto prima. E eh, l'allestimento degli anni 80, dell'83-84 dell degli arazzi di Raffaello nella Sistina si basa sugli studi di, di Sherman che sono stati poi come dire modificati nell'ultimo allestimento ma non tutti sono stati d'accordo anche qui eh, bisogna questa eh, edizione riveduta e corretta del 20 ancora deve essere ben reinterpretata Vilde eh, eh, aveva eh, insegnato a uh, a Sherman a leggere la cappella Sistina nel suo insieme, la cerimonia, la luce, eh, la visione completa, il processo costruttivo e ricostruttivo. Um, e, eh, e la contestualità tutta la complessità interna e esterna alle opere e la molteplicità delle possibilità, cioè la contemporaneità della visione multipla, quindi anche polisemantica. Il tutto però con una grande coerenza, cioè non c'è assolutamente si segue perfettamente il suo, il suo ragionamento. Chiaro che sugli arazzi bisogna, lì cambia tutta la percezione della cappella, e quindi eh, la storia è molto, molto, molto complessa. Ehm, e, naturalmente c'è anche la questione della percezione della durata. Il, ehm, nel, ehm, ehm, altro campo di elezione la cappella Chigi a partire dal 61 e questa che vedete qui col titolo Only Connect che le berri ma anche questo eh, riferimento shermaniano se possiamo, se possiamo dire e in questo caso l'idea di, eh, di Sherman è eh, l'interno e l'esterno il richiamo il rimando tra le varie scene e l'architettura tutta un altro diciamo eh, geniale definizione che si deve a, a Sherman di Raffaello è born architect cioè è stato il primo a capire che Raffaello nasce con una proiezione mentale che è quella dell'architetto e tutto gioca in uno, uno spazio. Um, questa definizione che lui dà nel, nell'86. Um, questa applicazione della, um, diciamo, dell'idea di tutto del spazio interno-esterno, del dialogo tra le parti, e tra il reale e il dipinto, eh, culmina nello studio anche nella loggia di Psiche, quando eh, Sherman capisce che c'è un nesso tra il giardino interno e dipinto e il giardino esterno. e eh, Le scene non dipinte si svolgono nel giardino esterno, addirittura io direi che lo Stige dove, eh, diventa il Tevere e, cito, l'esistente influisce sulla creazione e la creazione sull'esistente. Um, e, um, e quindi tutta questa, diciamo, eh, miscolanza, per così dire, questo poi lo vediamo anche dopo, eh, si arriva al saggio del 71 di, di Sherman sulle, tre, sulle stanze di Raffaello, sui loro spazi e sulle loro funzioni. E qui è noto che ehm, eh, Sherman propone, capisce che la stanza della segnatura non è la stanza della segnatura e il... Ehm, che la stanza probabilmente era la biblioteca di Giulio II e cosa su cui poi lui è anche ritornato, comunque di nuovo ci fa vedere gli spazi e, e le, le opere in maniera completamente diversa. Io ancora continuo a insegnare questa cosa della biblioteca, spero che, di non sbagliarmi molto su questo, su questo argomento. Nell'83 la eh, Biblioteca Erziana eh, promuove la pubblicazione, la, la raccolta di Sherman di tutte le fonti raffaellesche eh, dalla, da, da, fino al 1602, opera che lui lascia insomma, riesce a, a completare, ma nemmeno perché eh, insomma, arriva proprio, insomma, diciamo che è la sua ultima opera. Qui vedete i due volumi e la, la citazione all'inizio che vi ho fatto vedere di Raffaello che dipinge la Sistina. È Presa da uno di questi, di questi volumi. Um, e questo è, diciamo, il, eh, qui in fondo mi ho messo appunto sia l'immagine eh, della stanza della segnatura, che non è della segnatura, e l'immagine della eh, cappella Chigi, che per quanto anche questa è incompiuta, alterata, se possiamo dire alterata, di Bernini. Eh, e anche qui c'è proprio questa idea del buon architetto che si completa e qui se esce, appare forse anche l'altro, ma va bene, eccolo qui, eh, i cartoni che sono stati appunto il come dire, là del suo studio raffaellesco e questo è anche in questo caso lui ha capito per esempio di questo, di, di, di San Paolo che predica agli Atenesi, ha capito che quasi certamente era posto al di fuori del, ehm, della balaustra, cioè era, eh, al, nella, nella cappella Sistina era nella parte non riservata e che quindi eh, Paolo parla agli atenesi come se parlasse a, alle persone che sono presenti all'interno della, della cappella Sistina. Ma questo tanto per darvi un po' l'idea del, naturalmente della genialità delle sue intuizioni. E arrivo alla mia domanda finale, che è la seguente, che voglio porre adesso ai, ai, ai curatori del volume. Allora, Sherman è morto nel 2003, con pianto, e, insomma, quanto mai? Allora, la mia domanda è: che cosa è cambiata dopo di lui della percezione di Raffaello? Perché tutto quello che noi abbiamo visto, queste ultime fasi di Sherman, sono la, un cambiamento di percezione fortissimo, che appunto parte dagli anni, fino agli anni 50 e arriva. Uh, appunto alla so alle soglie del 2000. Allora, ecco come è cambiata dopo di lui, sono quasi vent'anni allora le mostre che ci sono state, le mostre numerose ma a partire naturalmente dalla mostra della, di, delle scuderie del Quirinale, hanno cambiato la percezione di Raffaello, hanno dato, detto qualcosa, hanno voluto cambiare la percezione oppure no hanno voluto incrementarla, allargarla portarla su strade filologiche creare nuovi limiti oppure togliere dei limiti ecco, quindi questo libro certamente contiene molte risposte a queste domande in questo arco così ampio di eh, saggi di così diversi anche proprio anche metodo naturalmente e eh, però insomma eh, la domanda che si principe è questa cioè eh, c'è stata una progressione negli ultimi vent'anni o un'accelerazione negli ultimi due ecco questa è la, la domanda che io mi pongo e eh, quindi la eh, vorrei porre in primis a, a Insomma, ai curatori, non so chi di voi eh, vuole rispondere e mh, con questo mi taccio per, <ride> dopo questa carrellata.